forse ti è capitato, no, di... tu rivedi i tuoi film, ti capita di rivederli? Beh, li rivedo appena sono pronti, perché è durante, diciamo, la promozione del film, quando li presenti a un festival, i miei, quelli da regista. Regista anche poi da attrice. Li rivedo per un po' e poi smetto di vederli, appunto li vedo per circostanze, poi smetto di vederli, li evito un po', forse, perché quello che mi succede, quello l'ho notato negli ultimi anni, è che a volte mi sembra di aver fatto un bellissimo lavoro su un film, sono segretamente soddisfatta di me, anche se faccio finta di no, cioè di non lo faccio troppo vedere, però tra me e me dico, certo che sono stata proprio brava in quel film, no? E quindi sono anch'io un po' tronfia in quel momento, e poi lo rivedo dopo tanti anni, qualche anno, tanti anni, e sono delusa. Penso sempre, ma io pensavo di essere più brava, o il film più bello. Spesso sono delusa di me. E quindi forse tendo a non vederli per rimanere con l'idea di essere stata bravissima. No, infatti c'è una volta in una chiacchierata con Giancarlo Giannini, è un po' sulla tua lunghezza d'onda, anche se per cose diverse, no? Le dice, quando poi dopo un regista, anche tu dici a te stesso, meglio di così questa scena non viene, e Giacomo Gianni dice, non è vero, si può sempre fare meglio, sempre, sempre, no? Anche quando un'interpretazione è così forte e travolgente, tu ce ne hai regalate tante, però uno pensa, credo che un'attrice pensa, ma io però potevo... Ah no, un'attrice... Un attore lo pensa tutti i giorni questo, appena tornato a casa dopo aver fatto una scena, adesso sto generalizzando, ma so, avendo molti amici attori, che è così, che avresti potuto fare meglio. Semmai subito dopo cena o prima di andare a letto nel dormiveglia dici, ah ecco come avrei dovuto fare la scena. Cioè c'è, mentre fai un film, questo un po' di frustrazione rispetto a quello che avresti voluto fare, che non sei riuscito a fare, è anche un po' il motore di noi attori. È anche vero che il cinema è un insieme di compromessi anche che devi fare, sia come regista, e come regista lo subisce ancora di più che un attore, cioè ci sono i tempi, ci sono i luoghi, ci sono tutte quelle cose prosaiche che il cinema, in cui bisogna andarsene da qui per essere lì. Non puoi fare questa scena perché non ci hanno dato il permesso, la luce è cambiata, cioè c'è sempre un ostacolo a quello che vorresti fare meglio. Quindi a volte ti dici meglio di così non può essere, perché non hai scelta, devi fare quello che puoi con quello che hai. E quindi ti accontenti qualche volta, sì.